Non l'abbiamo ucciso, però penso di averlo respinto il drago. Ci ha distrutto un bel po' di cose. Allora io faccio così e gli dico di ricostruire tutto quello che ha distrutto. Ok, va bene? Sì, stanno ricostruendo. E tra poco ci attaccheranno i vichinghi. Che bello. Allora, visto che ci attacca sempre questa zona qua, io posso fare tipo un molo così qua e poi costruire una torre sopra. O altrimenti faccio una torre qua. No, ci attaccano i vichinghi. Adesso è un'unica nave e verranno. Ci verranno ad attaccare da questo lato. Quindi metto gli arcieri qua. Prendo quest'altri. Li aspetto qui. Perché sicuramente vorranno entrare da qua dentro. Infatti, arrivano proprio da lì. Vai, arcieri! Guarda, fanno il giro di qua. Devo costruire un molo e devo chiudere anche questa zona qui. Non li riescono ad attaccare qua. Mettetevi più sotto. Bravi, bravi, vai con le frecce. Attaccateli tutti, distruggeteli. Sconfitti! Sconfitti, ragazzi, li abbiamo sconfitti. Bravi, bravi. Ok. Allora, qui mi ha costruito il molo. Voglio vedere se riesco a fare una torre sul. Sì, posso fare una torre sul molo. Non molto alta, però faccio, ci metto degli arcieri, una balistra o qualche altra cosa. Ottimo, mi piace così, mi piace. Quindi, volendo, io potrei fare un molo tutto qua attorno. No, ci attaccano da due parti. Non è ancora finita. Attacco, attacco. Vabbè, sono morti. C'erano due navi e non me ne ero accorto. Oh mio Dio. Vabbè, facciamoli uscire fuori. C'è qualcuno che ha bisogno di soldi. Devo aumentare le tasse. Perché ho messo troppe cose che consumano soldi, tipo i vigili, la clinica, i dottori e quant'altro. Loro comunque vogliono dei soldi per poter lavorare e non ne avevo. Infatti di soldi ne abbiamo pochissimi. Allora, come miniera qua, lavoratori non c'è nessuno in miniera. Com'è possibile? Bah. Vabbè, possiamo togliere, mi ha detto la balistra, cioè tutta la forza militare, in modo che iniziano di nuovo a lavorare. Infatti stanno ritornando nella miniera di ferro. Voglio vedere se ne riesco a costruire un'altra miniera di ferro, no? Toglietemi tutti questi alberi perché sennò non ci vedo niente qua, eh. Piacere. Qui ci sono dei lupi. Attenzione a questi lupi perché se non li uccidiamo ci uccidono i cittadini. Quindi andiamo qua e andiamo a distruggere questi lupi prima che ci mangiano i nostri cittadini. Allora, per poter mettere un'altra miniera, io dovrei distruggere queste zone qua di pietra. E per la pietra servono dei soldi. Però adesso noi attualmente li abbiamo, quindi. Ah, mancano i tools. Quindi se non fai tools in fretta, non posso buttare giù quella pietra. Allora, come ferro, vedete, poco, un pezzo. Lo prende e fa il tools. I tools li utilizzano i pescatori e gli altri per fare le cose qui. Allora, io ho preso loro e ho detto di venire qua. Perché non sono venuti? Qua, forza. Bravi, uccidete i lupi. Ok, mi hanno ucciso i lupi. Possono tornare di nuovo qua a difendere loro. L'altra cosina che potrebbe aumentare la felicità sono i mercati. Io farei un bel mercato. Qua. Questo mi produce il pesce, sì. Qua c'è il pescatore, sì. Ottimo. Dobbiamo iniziare ad aumentare questi qua. Però come lo producono, loro lo utilizzano per fare sia i macellai, sia i pescatori e quant'altro. C'è un altro modo per poter aumentare questa cosa? Allora voglio vedere se posso fare un porto tipo qua e posso commerciare. Allora, nel frattempo mettiamoci una torre balistra, ci mettere qua sopra. È più forte. E voglio fare anche il molo qui. Giustamente. Qua. E questa zona qua. Vediamo, ecco qua. Questo c'è.
Però adesso ricordo come funziona. Se c'erano delle altre isole qua attorno, che non so se ci stanno, tipo qui, vedete? Dove c'è dell'altra pietra, c'è dell'altro ferro qui, noi potremmo costruire un altro avamposto. Però servono un sacco di risorse, 200 di pietra, 250 di oro. Tu questo avamposto lo vai a costruire dall'altra parte, fai un'altra piccola città e queste piccole città si scambiano quello che ci serve. Però per adesso io vorrei iniziare a fortificare e fare bene questa città per poi poter continuare. Allora, un'altra cosa che vorrei fare, a parte che i posti letto sono di nuovo tutti al massimo, quindi iniziamo a fare i manieri. Non c'è pietra, mio signore. Com'è che non c'è pietra? Che fine? Mi hanno distrutto la miniera qui. No, no, era qua la miniera. Perché non c'è pietra? La cava c'è. Perché i depositi sono pieni, mi stai dicendo? No. No, l'abbiamo consumata tutta, però c'è, vedete? Ma qualcuno sta utilizzando questa pietra per non so che cosa. Per i moli? Mi sa era per questa costruzione dei moli. Allora, stavo dicendo. Vorrei fare un attimo una cosa. Le case, giusto? Dobbiamo fare le case. C'è un incendio! Spegnetelo! Mi faccio un maniero, un casolare, una striscia così, così chiudo questa zona qua. E magari per chi è più povero delle casupole qua. Ecco qua. Nuova zona residenziale. Qua c'è l'ospedale, bellissimo. Arrivato un mercante! Ecco qua! Allora sì, il porto che funziona. Vediamo, acquista. Mi servono i tools. Lui ne ha 27. 27, acquistiamo. Completo acquisto. Cosa potremmo vendere? Che ne abbiamo un sacco noi. Niente di che. Abbiamo 25 pesce, ce ne vendiamo 10. Me lo ce l'ho da 18. Completo acquisto. Ciao. Quindi adesso abbiamo i materiali per poter. Prima che se li rubano, voglio cercare di demolire questa zona qui. Così. Per vedere se posso mettere un'altra miniera. Un'altra miniera per il ferro. Ne metto un'altra qui e basta. Abbiamo consumato tutti gli attrezzi. Allora, loro costruiscono tutto intorno alla roccia. La cosa bella e figa di questa cosa. Poi tu ci clicchi sopra e lo demolisci, lo butti giù e la roccia scompare. Ci costa oro e attrezzi. Però questo qui che sto facendo ci porteranno più attrezzi. Eccolo qui. Ah, non c'è bisogno di cliccarci sopra, lo fa in automatico. Quindi adesso in industria, miniera di ferro. Pam, ne faccio un'altra di qua. Così ci produrranno più ferro e poi ne farò un'altra da quest'altro lato. Un'altra cosa che dovremmo aumentare è anche la produzione della pietra. No, qua non me lo fa mettere. Ah, un giacimento può supportare solo due miniere. Ah, quindi qua abbiamo sprecato gli attrezzi. Va bene, però adesso, loro avendo più ferro, iniziano ad aumentare la produzione degli attrezzi. Perché vedete, adesso ci sono solo due pezzi di ferro all'interno. Loro invece con un carbone, un pezzo di ferro, creano una cassetta degli attrezzi. E quindi dovrebbe aumentare. Vediamo come va la situazione. Allora, qui abbiamo fatto il porto, dove vengono anche posizionate le cose in più. Cibo, io ho un po' paura. Vedo che ogni tanto scarseggia. Quindi, onde evitare, io sai che faccio? Ci vado a mettere proprio un'altra panetteria qui. Però qua è fertile come zona. Io ho fatto il molo, ma mettiamoci una panetteria sul molo. Che fa? Che ci interessa che sta sul molo? Ma sì. Prendiamo questa zona edificabile. E poi il molo è fatto anche per poter essere chiuso dalle mura. Allora, un altro attacco, un altro attacco. Mettiamo piano. Che cos'è? Il drago. Attiviamo tutti. Ok, da dove ci attaccherà? Ah, già è su questa zona. Bene. Come al solito lui punta qua. Perché non funzionano queste?
Ti pareva, guarda. E poi diventa sempre più forte sto maledetto drago. Ah no, adesso sta funzionando. Perché solo adesso? Ah, pure le case. Dai, riusciamo a buttarlo giù? Dai che riusciamo a buttarlo giù. Vai, guarda un poco. Ci manca poco, dai, 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 dai. Guarda, guarda, guarda. Vai, abbiamo ucciso il primo drago, signori. Abbiamo ucciso il primo drago. Ha! Allora, bisogna ricostruire tutto quello che ci hanno distrutto. Facendo così. Mi sa che ci servirebbero anche dei vigili del fuoco qua, comunque. Allora, stiamo dicendo che noi come cibo stiamo scarseggiando. Beh, abbiamo fatto il panettiere. Io qua farei dell'altro grano. Tranne questo qua al centro. E là gli metterei un altro bel mulino. Mulino che aumenta la produzione del grano. Voglio demolire anche questa zona. Comunque come attrezzi stiamo sempre a zero, Li usano tutti i pescivendoli, macellai e quant'altro. Eppure ho fatto adesso due miniere. E ferro. Ferro ne abbiamo adesso, è aumentato il ferro. Allora, vediamo un attimo un po' questa invasione di vichinghi. Sta una nave qua. Ah, tutte e due dallo stesso lato questa volta. Ci attaccano da questo lato qui. Quindi io vado a prendere i nostri amatissimi arcieri. Io ne farei anche altri, la prossima volta, sì. Li vado a portare di qua. Loro li rimango qui, per l'entrata. Mentre quest'altri li vado a posizionare qua. Intanto qui ci hanno distrutto. Bisogna riparare assolutamente questa zona. Non vorrei che entrassero da qua. C'è un'altra nave mercantile. Allora, io metterei un attimo in pausa. In modo che vedo la nave mercantile se c'è qualcosa che posso acquistare. Sempre dei tools che mi vanno bene. 145, quanto mi costa? 558 di oro, non li ho. Infatti me ne fa... Ah, 62! Allora facciamo 50. E vediamo se posso vendere qualcosa che ne ho molto. Le armi no, mi servono, che devo fare gli arcieri. Carbone. Carbone ne ho un bel po', 20. Completa la vendita. Ok. Almeno abbiamo fatto qualcosa. Andiamo avanti. Ma mi sa che non l'abbiamo acquistati, i tools. Sì, non l'abbiamo acquistati. Abbiamo solo venduto. Abbiamo detto... Facciamo 30, dai. Completo acquisto. Non vedo, ci sono le nuvole. Dove cacchio vanno? Di qua. Anche voi arcieri. Qui. Anzi, qui. Voi attaccate loro. Anzi, attaccate loro. Vogliono fare il giro, i bastardi. Andiamo qui. Voi entrate dentro e aspettateli qua. Voi attaccateli. Venite. Qua. Ah, li abbiamo uccisi. Dovremmo tipo chiudere questa zona qui. Sì, assolutamente. Mica ci sono altri vichinghi? No, ci sono solo le navi. Va bene, non ci interessa. Loro fanno il giro, giustamente sta aperto qua e vengono da quest'altro lato. Però potremmo fare anche una cosa. Potremmo sfruttare a nostro vantaggio questa cosa. Se loro, noi ci diamo una via di entrata, loro andranno per quella zona. Potremmo fare tipo qui. Buttiamo a terra il cancello in modo che non si chiude. Facciamo un corridoio con tutte torri e arcieri, in modo che loro devono passare all'interno per entrare dentro. E verranno uccisi. Quindi chiudiamo tutto, anche qua. Chiudiamo dappertutto, in modo che loro vedono quella zona lì più
fattibile per entrare, entrano di là e vengono uccisi magari dagli arcieri. Va bene ragazzi, anche per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per la visualizzazione del video, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e ad andare sul canale Discord, magari venite a fare due chiacchiere con me, e che dirvi, da Zerk è tutto, ci vediamo a un prossimo episodio, ciao ragazzi. So can we just love?